Ciao a tutti, benvenuti o bentornati in una nuova puntata dell'Urbex Novela, la tanto attesa Urbex Novela, perché l'Urbex italiano è una grande infinita telenovela. Piccolo annuncio, visto che sul mio canale Piab ho raggiunto le 40.000 visualizzazioni, ci sarà anche la versione un pochino più spinta. Quindi, ricordate che ogni vostro rosicamento è fonte di mio godimento. Rieccoci qua in una nuova puntata dell'Urbex Novela. Me l'avete chiesta in tanti, mi avete mandato dei gossip, eccetera, eccetera, eccetera. Quindi cominciamo subito. E qua mi devo sempre appuntare le cose, se no me le dimentico, eccetera, insomma. Parliamo sempre dell'uomo scopino, visto che sono al centro dei suoi pensieri e vuole fare un video dove scredita tutto quello che gli è successo, ma come al solito farà la vittima immolata, perché è sempre colpa degli altri, ma mai la sua. È un pochino narcisista, giusto un filino, però vabbè, volete andargli appresso, divertitevi. Infatti i follower che caccio vanno da lui, perché quanti ne ho cacciati e sono andati da lui? Beh, fate appunto il muro della piangina e non rompete, perché io non vi voglio. Tra l'altro anche il caro ragazzo che è stato insultato al centro commerciale perché mi ha fatto ciao ciao con la manina. Ci rincontriamo di nuovo, che ti dico il resto? Almeno stai zitto, che il web non ha bisogno di te, stai pur sereno. Ma sempre parlando dell'uomo scopino, è stato truffato, perché lui avrebbe dovuto scrivere il best seller dei luoghi abbandonati, organizzare incontri editoriali, ma poi nulla di fatto. Gli hanno anche fregato, ma sugli 80 euro, 100 euro, quel che l'è. Insomma, per un mantenuto che non lavora sono sempre soldi, cioè attiri sempre le peggiori persone, chissà come mai. Vabbè, ti ho dato anche fin troppa importanza, puoi sparire. È stato bello sfruttarti, però te lo ribadisco, perché so che ti dà fastidio e comunque mi servi per fare visualizzazioni. Sì, questo è proprio un gossip. Una zecca rossa si è permessa di scrivermi in privato per chiedermi scusa. Fa niente che ha gettato fango su un gruppo e mi ha tirato degli haters dietro e poi mi viene a chiedere scusa. Non funziona così. Io ti dico solo che ti sei fatta una nemica. Cosa pensavi, di fare la lecchina? Che ti trovassi collaborazioni? No, ti sei fatta una nemica, dovevi solo stare zitta, evitare di rompere e non permetterti mai più di scrivermi in privato, perché se lo fai, ti prendi le conseguenze. Già non stai lavorando più di tanto per via dell'emergenza sanitaria? Non portarti altri problemi rompendomi le balle. Io ti avviso solo qua. Quindi non permetterti mai più di scrivermi, non sei degna. Allora, poi aspetta, cos'è? Tu, che poi non mi ricordo quello che scrivo, perché ho fatto... Allora, ho parlato del Gollum dell'Urbex. Ah sì, sempre l'uomo scopino, che è il mio tesoro, eccetera, eccetera, vabbè. Sì, che poi insomma c'ha i capelli, ma appunto, da Gollum. E poi insulta me, che a te non la sgancia manco una patata scaduta del cimitero, giusto per ribadire. E forse per quello che sei sempre a casa, a rompere, a guardarti tutti i miei video. E mi parlano sempre della leader delle panca bestia. Ma perché lei che vuole che io parlo di lei? Scusate il gioco di parole. Perché ha mandato il suo ragazzo a guardare le mie storie di Instagram, come che io non me ne accorgo. Adesso lo dico anche al ragazzo: se
Ti becco ancora? Tu sui miei social non sei gradito, né tu, né i tuoi amici, né tantomeno quella specie di donna con cui ti sei messo insieme, che tra l'altro non si depila, che puzza e quant'altro. Sì, sono tutte cose che mi sono state dette da chi ha fatto Urbex con te. Evidentemente non hai così tanti amici, anzi, ne hai sempre di meno. Ti stai creando terra bruciata o te la sei già creata? Perché te le persone le fai scappare. Ma quanti dettagli mi hanno raccontato di te? E non ti venga in mente di infastidirmi in alcun modo. Perché io conosco i tuoi precedenti. Ed è un attimo. Venire in vita reale. Quindi, no, non sperare di incontrarmi dal vivo. No, no, non ti venga in mente. E non permetterti di contattarmi in privato. Non lo fare. Ti ho dato l'opportunità l'altra volta, ma evidentemente capendo che io non sono una persona debole, come tutte le persone deboli che adeschi per fare i tuoi giochetti, come non attacca assolutamente. Poi il grande gruppo, uno dei grandi gruppi, che sta chiedendo la carità per farsi il sito, ma siete così spiantati? Guardate che fare un sito costa 50 euro, non è che costa così tanto, eh? Che avete bisogno della carità degli altri a chiedere le mance? Cosa avete bisogno? Che siete lì che parete i mendicanti, anzi siete dei mendicanti ad andare a chiedere il sostegno dei followers per farvi un sito? Ok, poi tu. Ah! C'è un altro gossip. E lì andiamo a prendere la notizia perché qua si deve parlare appunto della notizia. Quindi qua andiamo a vedere. Allora, perché qua è successa una cosa, come dire, è successa una cosa un po' così. Allora, è successa 4 giorni fa, in data 1º maggio, su Coraggio. Su Coraggio con i furti nelle case abbandonate, accaduto appunto a Guastalla, a Corte Bruciata. Eh sì, perché il posto è Corte Bruciata, quindi inutile che stanno lì a fare i pulcinella. È Corte Bruciata ed è a Fabbrico e non è una casa abbandonata. Questi tre fenomeni sono andati per prendere 15 lampadari addirittura, quindi sono andati giù con tutta l'attrezzatura, perché non è che i lampadari li smonti così. Quindi scala telescopica, tronchesi, cacciaviti e via discorrendo, però sono stati beccati e denunciati. E appunto vi lascio nell'info box i link con tutte le notizie, visto che sono di dominio pubblico, non mi si può dire niente. Solo che appunto vorrei sapere i nomi di chi è stato beccato. Sono tre, della Bresciana e della Bergamasca. Forse quello che sospetto io, forse, però ancora non ne sono certa. Ma presto si saprà tutto, perché io vengo sempre a sapere tutto. Tutti mi odiano, ma poi tutti mi riportano le cose. È l'inesorabile verità. Dai, confessate che l'Urbex Novela vi fa impazzire. Allora, ma qua abbiamo finito. L'Urbex Novela va anche oltre l'Urbex perché si è scatenato un putiferio in un gruppo Facebook della Brianza perché io sono andata ad esplorare il Nove Piani a Carate. Vabbè, è un edificio abbandonato dall'atmosfera post-sovietica. Evidentemente chi dice che non è così non è stato in un paese post-sovietico. Io che ci sono stata posso confermarlo. Tant'è che la pagina del degrado con cui collaboro mi ha detto appunto se ero finita in una di quelle periferie e sono rimasti di sasso quando ho risposto no, ero a Carate, in Brianza. Quindi. E insomma, ho esplorato, ho fatto il video, eccetera, eccetera. Ed è venuto giù un casino. Infatti, risponderò a questi
100 e passa commenti. Ovviamente non a tutti, però risponderò perché appunto sono degni di risposta. Qua sono state, diciamo, tutti questi commenti anche sul mio canale YouTube, perché queste persone sono venute anche sul mio canale YouTube. Io non capivo perché questo accanimento contro il 9 piani di karate Brianza, boh, secondo me sono dovuti dalla frustrazione e dalla mancanza di piaceri edonistici. Insomma, il lockdown ha dato un po' la testa a tutti, dai, mettiamola così. Vabbè, insomma, rispondiamo. Intanto però, come sempre, voi haters mi portate visibilità. Io non devo pagare le sponsorizzazioni perché tanto ci siete voi che mi fate pubblicità e io sono ben contenta perché risparmio. E quindi a questo punto, insomma, andiamo a vedere che almeno rispondiamo a queste persone in carestia. Vabbè, i commenti su YouTube li ho bloccati e cancellati perché appunto sui miei social vige la tirannia e non la democrazia, mettetevelo bene in testa, quindi se scrivete qualsiasi cosa che non mi piace, io sono libera di cancellarla o rispondervi male, quindi io sono tiranna sui social, anche nella vita privata, sì, confesso. Allora andiamo avanti, quindi. Allora, nel mentre intanto ho ricevuto delle risposte da chi mi sta seguendo per una cosa di marketing e devo dire che la storia di Venus è arrivata anche fuori Italia e vi hanno preso, insomma, per un po' quelli che siete, insomma, sottosviluppati beta, anche da altre persone che non sono italiane, quindi insomma la vostra fama di lavandaia è andata anche oltre oceano. Eh sì, insomma, però voi dovete farvi riconoscere sempre da tutti, è l'inesorabile verità. Vabbè, allora andiamo a prendere tutto quanto, però il 9 piani di karate Brianza una visita la merita, infatti mi sa che, cioè, ci sono tornata e ci tornerò di nuovo. Sì, ma perché proprio mi attira questa atmosfera post-sovietica del mio cuore. Vabbè, sì, ho la fissa per le atmosfere post-sovietiche. E comunque le zecche rosse non mi venissero a dire che il comunismo era bello. Parlate con quelle persone che il comunismo l'hanno vissuto come vi mandano a stendere. Andate in un paese dove c'è stato e andate a elogiare quel regime politico a vostro rischio e pericolo, ma senza andare lontano. Parlate con qualche badante del posto e quant'altro che vivono qua, no? Ve le raccomando, come cambiano faccia. Se volete farvi odiare, accomodatevi. Vabbè, insomma, andiamo a prendere e che l'atmosfera post-sovietica sia sempre nei nostri cuori e con il suo spirito. Allora, andiamo a prendere, va. Che pazienza che ci vuole. Vabbè, tanto mi date visibilità gratis, quindi è sempre bene, insomma. Allora, arriva sta Pasquina qui, che anche lei ha il canale YouTube, però qualche consiglio te lo do, giusto per ringraziarti della visibilità che mi hai dato. Cambia fotocamera perché il tuo audio è veramente scarso, non si sente niente. Quindi te lo dico, ho dato un'occhiata veloce al tuo canale e migliora, insomma, l'audio, poi per il resto fai quello che vuoi. Allora, scusate, ma qualcuno di voi sapeva di questo video e di come viene visto il nostro paesello nel web? Paesello, poi karate Brianza non è mica un paesello, cioè. Vabbè, andiamo giù perché poi, allora andiamo a vedere i più recenti. Oh, lo ripeto, non è un bel vedere, infatti una signora 13 ore fa l'ha scritto, non è un bel vedere. Effettivamente è così, anche perché il contesto è residenziale, ti vedi sto palazzone fatiscente e quant'altro, che peccato non ci sono potute entrare dentro perché hanno sbarrato tutto, cioè io sono troppo curiosa veramente di andare. Allora, parte una certa Chiara che si è permessa di insultarmi, ma tranquilla che ti ho segnalato sul posto di lavoro. Allora andiamo a vedere e qua. Vediamo poi se vengo a fare la spesa presso il supermercato. Allora, parte una
per il quale lavori, se hai il coraggio di dirmi quello che hai scritto. Che ti segnalo al direttore e mi sa che potrei dire addio al tuo posto di lavoro. Allora, sta a chi guarda il video trarne le conclusioni. Non si può giudicare karate da un palazzo fatiscente. Sarebbe come giudicare male, virgola, piazza Gae Aulenti, virgola, perché vicino ci sono zone dismesse. Allora, innanzitutto qua è da correggere la punteggiatura che non si capisce. Vabbè, insomma, ma io non sto giudicando karate Brianza, ho solo detto che quel palazzo, insomma, è così. Quando ho preso casa a karate quasi 2 anni fa neanche lo avevo notato e ci abito di fronte. E che giri con le fette di prosciutto sugli occhi. Cioè, si vede da lontano, se giri con le fette di prosciutto sugli occhi, tuo problema, insomma. Innanzitutto andrebbe transennato evitare di avvicinarsi troppo ed evitare che venga ancora usato come discarica, perché effettivamente è pieno di sacchi dell'immondizia, eccetera, eccetera. Inoltre proporrei una colletta per abbatterlo, cioè anche qua, e in quella zona piantare degli alberi, visto che c'è senza l'apostrofo, senza l'accento, un ampio spazio, magari tutti alberi ciliegio. Vabbè, insomma, poi me le vado a raccogliere che sono buone, Diventerebbe un'attrazione positiva invece di essere un brutto filmato su YouTube. A me è piaciuto un sacco andarci, ripeto, peccato non esserci potuto entrare, anzi se la proprietà mi dà il permesso ci giro il video molto più che volentieri. L'idea della colletta per abbatterlo è semplicemente fantastica, non aggiungo altro, che poi non sarebbe una brutta idea assolutamente. Poi gli alberi di ciliegio mi attirano un sacco perché poi verrei sempre a karate a raccoglierle. Scusate, le ciliegie costano, se le ho gratis, perché no? Allora, essendo proprietà privata non si può fare. Il comune può e deve obbligare i proprietari, per un decoro urbano prendere una posizione. Mi chiedo se i proprietari pagano regolarmente le tasse, come seconde case, IMU, F24, insomma qua, insomma. Un ripasso di grammatica non sarebbe male, Non saprei dirle, sinceramente non sono informata a riguardo, vabbè. È bruttissimo a vedersi, sì. Non ho mai detto che bello, ho detto che posto sovietico, non ho detto che bello. Poi vabbè, su Instagram ho fatto anche il reel con la canzone dei Molchat Doma, sono un po' così, proprio... Così, insomma, quella canzone che mette anche abbastanza ansia, mi piace un sacco. Raccolta fondi per abbattere, Il sogno di tutti è che venga fatto implodere come se ne era parlato, ma tenete presente che è proprietà privata. Poi, cioè, ragazzi, qua le punteggiature, gli accenti. Meno male che poi avete anche il telefono col correttore automatico, non dovrebbe essere poi così difficile scrivere una frase di senso compiuto. Allora, vabbè, ma chi è lei? Sono la malettita Feliz, mi chiamo Gianna e esploro luoghi abbandonati. Allora, se c'è qualcuno che può commentare sotto al video, lo faccia per favore, io non riesco. Commentano con informazioni assurde. È la realtà, c'è poco da commentare diversamente. Allora, poi questa qua sei proprio accanita, non faccio il tuo nome, anche se potrei evito. Mi cancellano i commenti, vabbè, l'ho segnalato, se riuscite fatelo anche voi. La grammatica non è proprio di casa, mia cara. Io l'ho segnalata proprio come articolo determinativo. Resta il fatto che il degrado c'è. Sì, c'è. E infatti quelli della pagina per la quale collaboro sono rimasti più che entusiasti. Allora, ho segnalato il video pieno di stupidate. Se non si è mai vissuto lì e non si sa la storia, conviene stare zitti. No, perché io ho sempre vissuto in immobili residenziali. Non imposti post sovietici. Vabbè, però potrei vivere questa esperienza di risiedere in un appartamento post sovietico
qualche ora, non esageriamo, eh? Il passato non c'entra, la realtà è questa. Allora, innanzitutto, vabbè, mi danno della pazza sclerata quando poi questa mi ha fatto dei commenti che, vabbè. Sei stata tu ad accanirti come non so che cosa sotto il mio video, vabbè, però vedendo te, vedendo tuo marito, insomma, darvi i piaceri edonistici no, che vi fa bene. Vabbè, insomma. Su, vabbè. No, vabbè, le bombole, perché siccome lì ci sono delle bombole a gas, e vabbè, io pensavo che appunto le utilizzassero per scaldarsi per cucinare. Oh, ci sono veramente! Ma se si usavano le cucine, addirittura si sono infervorati per questo! Vabbè, poi sono state portate dopo da chi ha provato a insediarsi, perché ho sentito il direttore del giornale, mi ha raccontato un po' di dettagli in più che non sono riuscita a reperire online. Però lì ci vedo con le pietre focaie a cucinare. Vi ci vedo proprio con lo spiedo con, fatto di rami ad arrostire la carne di pesce. Accendere il fuoco con le pietre focaie, siete fantastici. Poi donne, mettetevi anche l'osso in testa. Una è pure parrucchiera, dai, così abbigli tutti quanti con l'osso in testa. Dai, su, un po' di inventiva, no? Spero non la paghino. Sì, no, effettivamente io monetizzo con i video, quindi sì, mi pagano. Tu, sì, che mi è scesa una calza, un autoreggente, sì, e quindi io me le posso permettere, tu no. Beh, lasciamo stare che poi sempre ste haters non la fanno tirare manco un ergastolano, oppure uno addirittura che è nel miglio verde, insomma, vabbè, insomma. Comunque basta segnalare il video, intanto non viene monetizzato. Allora, mi è stato, boh, a me non è arrivata nessuna notifica e il video monetizza ancora. Con vostro sommo dispiacere, monetizza ancora. Sai chi le ha riferito queste infamità? Una signora anziana che ha la villa di fronte a quel palazzo. Quando ero piccola, una signora mi chiese se in casa girassimo con le candele. Le chiesi il motivo di questa assurdità e mi disse che quella signora raccontava tanto e tanto altro come questa. No, io non ho mai parlato con questa signora, non so chi sia, però mi piacerebbe gossipare un po' con lei. No, e anche qua mi ci vedo a girare con le candele, poi magari pure col teschio in mano, essere o non essere, questo è il problema. Vabbè, so io poi le inventive, non mi dare idee. È da denuncia, che idiota, spero di non incontrarla mai. Gliele faccio vedere io le candele. Vabbè, anche qua sta gente che insulta. Vabbè, ce l'ha con la signora. Dai, povera signora, ma lasciala lì. Secondo me dovrebbe trovarsi un lavoro. Ha fatto un video di un palazzo di cui non sa assolutamente niente. Ma chi cavolo è questa? Sto morendo, ho visto il tuo commento su YouTube, eccetera. Trovati un lavoro vero, non inventare di storie. Vabbè, io non sono comunque un'attrice, te lo dico, quindi. Allora, a prescindere da quello che ha detto, mi chiedo se cercando di entrare avesse avuto un incidente. Infatti io non sono entrata, quindi non ho avuto incidenti perché gli ingressi sono sbarrati. Ho voluto ascoltarla, adesso posso dire che ha detto un sacco di cavolate stravolgendo la realtà. Vabbè, io ho detto la mia, appunto. E che vi piaccia o no, il Nove Piani ha un'atmosfera post-sovietica. Ti è, ve lo ribadisco come un mantra, quasi, quasi posso fare il video mantra. Il Nove Piani di Karate Brianza ha un'atmosfera post-sovietica. Faccio il video, non mi date sedere. Quasi quasi lo faccio, mi ci metto proprio a fare il mantra, tipo di mezz'ora. Ma veramente vergognosa più lei del condominio. Ebbene sì, avrò assorbito l'atmosfera post-sovietica, che vi devo dire? No,
No, uno non erano tutti stranieri, è stato pagato l'affitto certo, ma io non ho mica mai detto la nazionalità delle persone. Erano italiani, stranieri, a parte che poi non lo so neanche perché hanno anche strappato i citofoni. Hanno pure strappato i citofoni, che ne posso sapere, tra l'altro abbandonato dall'anno di Cudiga, che ne so chi ci abitava. Ma le persone sono state sfrattate in primis perché andava demolito e poi i vandali sono entrati a far danni, gli hanno chiuso tutto, giustamente pericoloso e non agibile. Anche qua la punteggiatura, la grammatica. Ma poi è più scandalosa lei che lo scempio che è diventato in nove piani. E vabbè, sì, sono scandalosa e svergognata, quindi almeno io lo posso fare, tu lascia stare che fai i filmati del... Sarebbe il filmato dell'orrore. Che poi tra l'altro acquistarlo costerebbe un botto. Allora, aspetta, che poi qua si sono messi marito e moglie a commentare. Ovviamente ho cancellato i loro commenti perché mi stavano dando veramente fastidio. Ma anche voi, ma darvi i piaceri edonistici piuttosto che venire a commentare sotto il mio video, me ne date di energia, me ne date del vostro tempo, eh? Allora, visto che ha messo lo screenshot, leggo il commento che ho cancellato. Visto che subito il commento negativo di mio marito l'hai bloccato, faccio io da tramite. Cioè, questi due hanno aperto pure un dibattito su di me. Vabbè, insomma, avete proprio una vita coniugale grama. Almeno ringraziatemi perché ho portato un po' di vitalità all'interno della vostra vita coniugale. Insomma, qualcosa di buono l'ho fatto anch'io. Non sto rompendo, risposta oltretutto molto infantile. Ascolta, tu che mi sa che hai vissuto quel regime, devi ben sapere che la democrazia non è di casa mia, fa anche rima. Quindi dovresti essere abituata e devi solo che tacere. Sto dicendo che sono di karate e passo a piedi spesse volte. Da quel palazzo e quell'odore che dici tu non l'ho mai sentito, allora avvicinati e poi mi vieni a dire. Hai mai visto quegli oggetti nuovi e belli, probabilmente messi da te? Sì, certo, io non ho altro da fare che portare gli oggetti nuovi nei luoghi abbandonati. Come che il mio zaino non è pieno di attrezzatura e quant'altro, devo pure portare altri oggetti, eh? Nuovi e belli, vabbè, come si vedono i video, se non sai la storia pregherei di non parlare per niente, di documentarti. Sei più degradata tu che il palazzo. Vabbè, anche qua vai a imparare l'italiano perché è un po' carente. Allora, devi leggere i commenti. Ah, ma questa è proprio il top. Io a questa suggerisco di farsi un bel viaggio in America dal dottor Nozzaradan. Eh sì, deve farsi un viaggio dal dottor Nozzaradan. Perché questa si è proprio accanita, ma adesso vi racconto. Allora, ha cominciato a fare giù proprio l'eroina. Spero di non farvi arrabbiare ancora di più questa signora che sul suo sito si definisce famosa della serie autocelebrazione No Limits. Beh, effettivamente io nell'ambiente urbex sono famosa, quindi te che ne sai, stai zitta. Ha parlato anche di altre aree di karate, condendole con assurdità degne del suo modo di fare informazione. Pessimo e squallido. Non vi metto il link del sito per non farle aumentare le visite, trattasi di sito pieno di pubblicità dal quale chiaramente ci guadagna. Non si merita nulla questa pseudo giornalista. Io non sono giornalista, ve lo dico, non sono laureata, quindi se voi mi attribuite dei titoli che io non ho, un vostro problema. Starletto, come cavolo si definisce? Io personalmente ho segnalato tutto, video, post su Facebook, alcuni commenti chiaramente di incitamento all'odio. Che vedi solo tu, le tue congetture e quant'altro. Chi ha avuto amici, vivevano ai nove piani come me, sa che la Urbex Lady De Noatri ha detto una marea di stupidate sulla gente che ci abitava. Certo che il degrado
Post abbandono va risolto, allego screenshot della home sul sito, si commenta da sola. Allora, a parte che se tu mi metti anche già lo screenshot, così uno fa la ricerca su Google e il mio sito lo trova. Tu che hai lavorato presso un'agenzia di marketing, lo dovresti sapere meglio di me, che tra l'altro poi io sono andata dal tuo ex posto di lavoro che segnali ancora su LinkedIn e sulle tue pagine, e i tuoi ex datori di lavoro, sai cosa mi hanno detto? Di evitarti, perché hai creato dei problemi anche alla loro azienda. Quindi ti hanno pure, credo, licenziata. E quindi chi si deve trovare un lavoro? Sei te. Allora. Purtroppo ha un canale YouTube e va segnalato in massa. Odio le bugie, solo chi ha vissuto come noi può sapere. Addirittura, insomma. Sì, avete vissuto in un palazzo post-sovietico. Oh, adesso veramente metto. No, guarda, metto anche la musichetta post-sovietica ancora. Cioè, ragazzi, sì, è così. Cioè, vi brucia la verità? È così, non è che l'ho deciso di fare io il palazzo in quel modo, però è così. Però appunto il video è ancora monetizzato e tutto, quindi hai perso tempo ed energie per niente. Allora, un'altra. Secondo me ha un ex a karate e ce l'ha su con la città per questo. No, non ho ex a karate. Mi sa che ha un ex un po' dappertutto perché nel suo blog sputa veleno su quasi tutta la Brianza. Per l'amor del cielo, è giusto portare alla luce le problematiche della nostra zona, ma sarebbe meglio farlo senza infangare chi non ha colpe e fare ipotesi senza conoscere i fatti. Allora, effettivamente io tanti anni fa frequentavo un arleista di Seregno, però l'ho già bello archiviato, insomma. Però effettivamente qualche giorno fa ci sono state, ho fatto delle foto nei luoghi degradati di Seregno. Sì, effettivamente mi devo vendicare di lui fotografando i luoghi degradati della Brianza. Va bene, va bene. Le persone sono state sfrattate perché il proprietario del palazzo è deceduto e suo figlio non ne ha voluto sapere degli appartamenti. Insomma, alla fine una telenovela della Brianza, sto nove piani, io che sono andata semplicemente così perché attratta da sto coso qua, mi è venuto fuori un casino, che ci ho portato mio nipote in pasticceria, poi tutto quanto, ho detto vabbè, fermiamo un attimo la macchina che c'è quel palazzo, cioè, ma non pensavo tutto sto casino, però appunto, ben venga. Vabbè. Insomma, ma questa proprio, questa del dottor Nozaradan, deve proprio, è proprio la presa a cuore, eh? Si mette proprio lì, avanti popolo, alla riscossa, si mette così, insomma. Comunque sia, io personalmente la penso come te, non se ne dovrebbe parlare in quel modo squallido e offensivo. Ma non ho offeso nessuno, eh? Cioè, chi mi sta offendendo sei te. Ci vuole rispetto, conoscenza dei fatti. Allora, innanzitutto, quella che deve stare zitta sei te. Te non mi conosci. Stai zitta. Perché tu e la troupe post-sovietica siete passabili di denuncia per tutti gli insulti che mi avete tirato. Quindi, chi è passabile di denuncia? Non certo io, che ho tenuto un tono neutro. Allora, sì, la signora del video dovrebbe essere bannata e bloccata da tutti i social e invece ci sono. Oh, mamma mia. Se vuoi ti do nomi e cognomi dei proprietari che sono morti e sì che devo andare al cimitero a mettergli fiori. Però se suo figlio è vivo e mi dà il permesso di entrare, grazie. Che poi tra l'altro mi hanno insultato loro, quindi voglio dire. Segnaliamo tutti, non si può lasciar passare. Ancora mi istighi, ancora mi istighi. Incita la violenza con messaggi offensivi.
Allora, tu. Ah, poi un'altra che mi dà della fuori di testa. Secondo me dovresti pensare più al tuo uomo, che se ti mette queste ti sta pure bene. Io ti dico solo questo. Io avevo amiche che vivevano lì e vi posso garantire che ai tempi non era messo così e ci vivevano delle brave famiglie. Ma che ne so io chi ci ha vissuto? Però veramente vi immagino che girate con le candele, con le bombole del gas, con le pietre focaie, vabbè ragazzi, ma che poi sono tutte cose che dite voi, che dicono gli altri. Se la becco in giro, gli faccio vedere la quindicenne che è in me. Allora, a parte che si dice se le faccio vedere perché sono una donna. Poi vabbè, la Montesi di noi atri. Ce l'avete con sto Montesi? No, io comunque non ho mai fatto video con Montesi e abbiamo due stili completamente differenti. Vabbè, insomma, allora. Spero che questa lunga urbex novela vi sia piaciuta. Se non vi è piaciuta a me. E quindi ci vediamo alla prossima. Ciao ciao!